estremamente forti, hanno il campione del mondo in seconda frazione Kyle Chalmers e poi hanno questa coppia Scheinajek e Molly O'Callaghan che è spaventosa. La telecamera personalizzata Rai che ci ha proposto la nostra staffetta con Alessandro Miressi pronto al blocchetto di partenza dall'alto al basso. Ribadiamo il tutto: Brasile, Canada, Italia, Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Germania. Alessandro Miressi ad aprire la staffetta per l'Italia in corsia numero 3, buono lo start anche del Canada con Josh Liendo Edwards in corsia numero 5, super power la partenza degli Stati Uniti con il vicecampione del mondo Jack Alexi. Si va alla virata dei 50 con gli Stati Uniti davanti all'Australia che schiera Jack Cartwright, 22.74 il tempo, il parziale di Miressi alla virata 23.11, Italia in terza posizione. Adesso vasca di ritorno dove Alessandro Miressi però deve provare a fare la differenza, dove si deve lasciare andare completamente perché deve costruire un margine da lasciare in eredità. Sale anche la Gran Bretagna con Duncan Scott, abbastanza bene anche Miressi spalla a spalla con l'Australia al cambio con gli Stati Uniti davanti, 47.68 il tempo di Miressi, 47.97. Non è un tempo eccezionale, anche se torna sotto i 48 secondi, lascia però in eredità una buona posizione all'Italia con gli Stati Uniti ok davanti. L'Australia che adesso costituirà un bel treno per Ceccon adesso deve dar fondo e passare un Brasile che c'è addirittura davanti alla virata dei 150. Adesso però Thomas Ceccon deve dare fondo a tutto il proprio talento per provare a riportare l'Italia un pochino più avanti, davanti la battaglia per l'oro Stati Uniti e Australia con la Gran Bretagna a insidiare e poi Ceccon con queste ultime bracciate assolutamente efficaci porta l'Italia in quarta posizione, 47.93 la frazione di Ceccon, in acqua Costanza Cocconcelli, davanti c'è un rimescolamento con la Gran Bretagna che ha preso la testa davanti agli Stati Uniti e poi Australia. Non è stato un grande avvio da parte di nessuno e purtroppo noi non abbiamo fatto la differenza. Un Miressi non certo stratosferico a cui ha fatto seguito un Ceccon decisamente sottotono, avevo notato 7-0 nella 4% sti libero il primo giorno, 7-9 è un passivo che ci porteremo dietro fino alla fine. Sale l'azione dell'Australia con Scheinajek, 24.75 nella vasca di andata, Australia poi Stati Uniti a seguire la Gran Bretagna che comunque è molto vicino alla staffetta stelle e strisce, Australia all'ultimo cambio con un vantaggio enorme e in acqua c'è Molly O'Callaghan, la campionessa del mondo per gli Stati Uniti, impresa disperata per Kate Douglas, per la Gran Bretagna Freya Anderson, Italia che è transitata in quinta posizione, ora tocca a Sofia Morini che ce la sta mettendo tutta per provare a riportarsi sotto almeno nei confronti del Canada. Beh, tre staffette davanti staccate oramai con un passivo che potrebbe già essere quello definitivo, è una battaglia per noi per la quarta posizione con il Canada, francamente lusinghiero tutto questo anche se le frazioni interne degli azzurri non sono state certo impeccabili. Galvanizzata Sofia Morini si è riportata in prossimità del Canada, un Canada che ora allunga ancora, Italia in quinta posizione mentre davanti c'è una super Australia che va a chiudere, sale sul tetto del mondo con il record del mondo ora portato a 3.18.83, Stati Uniti che vincono lo sprint per l'argento e Gran Bretagna sul terzo gradino del podio, Italia alla fine quinta 3.24.53. Quello che ci si attendeva davanti, la vittoria con record da parte dell'Australia e poi gli Stati Uniti che hanno resistito alla Gran Bretagna, un'Italia come posizione direi corretta, come prestazioni d'insieme, mi duole dirlo ma tutti, fatta eccezione per la Morini che ha nuotato un eccellente 53-79, tutti un po' sotto il livello che ci potevamo augurare. È un'Italia che oggi chiude senza medaglie ma secondo me si può dire esce comunque a testa alta.
Oggi bene, bene, abbastanza bene, abbastanza bene, perché del plan ottavo non è certo il risultato della vita. Intanto un replay della partenza con la sbandata spaventosa nell'ingresso di Matthew Richards nel tuffo perso completamente. Dicevo, De Plano non certo senza ai suoi massimi, esatto. E poi una quadrella, lei sì, lei oggi di gran lunga la migliore, parlo degli atleti da finale, un quarto posto potente con 8 e 16, insomma nulla da dire a riguardo. Staffetta questa un po' così, non posso promuoverla fino in fondo, bene le raniste. Io invece non mi limitavo solo alle finali, aggiungevo anche Anita Bottazzo e Benedetta Pilato nelle semifinali dei 50 rana e Thomas Ceccon in quelle dei 50 dorso. Verissimo. Mentre nota di colore, Camille Lacourt, il campionissimo del nuoto francese, tuo omologo per quello che riguarda il commento TV nella televisione transalpina, sulle note all'interno del Marine Mess ha improvvisato un balletto. Non è che ti lasci trascinare, no? No, ma c'è di cose più interessanti adesso. Per esempio la nostra zona mista ben affollata, e allora con il coordinamento giornalistico